Buongiorno, è mercoledì 22 novembre, benvenuti al nostro appuntamento della mattina con l'edicola Rassegna Stampa. Staremo insieme per dare un'occhiata ai giornali, in particolare al Corriere della Sera, al Corriere Fiorentino, alla Nazione con riferimento specifico alla cronaca di Arezzo e al Corriere di Arezzo. Ovviamente l'articolo di apertura, il servizio di apertura sul Corriere della Sera è riferito alla tragedia di Giulia Cecchettin. Giulia ha lottato oltre 20 minuti, inaudita ferocia. L'ex confessò agli agenti: ho ucciso la mia ragazza. Emergono particolari scioccanti, la jeep, i calci, le coltellate, potrebbe farlo ancora. Il nastro adesivo per non farla urlare, i calci e le coltellate. Giulia che prova a scappare nel buio, spaventata e disperata. Ferita che urla e chiede aiuto, trema, ma Filippo la raggiunge, la sbatte a terra e poi la uccide, per lasciarla morire poi dissanguata dopo averla colpita. La situazione in Medio Oriente, mediazione del Qatar, lo stop ai droni, intesa sugli ostaggi, tregua di 4 giorni, liberi 50 donne e bimbi. Resta il fatto che la situazione permane sempre molto incerta, possibile tregua di 4 giorni tra Israele e Hamas per il rilascio di 50 ostaggi israeliani in cambio di 150 detenuti palestinesi. Si votano i termini dell'intesa, il ruolo di USA e Qatar, un ruolo di mediazione. Poi, per quanto attiene la politica interna e in particolare la manovra economica, la Lega presenta 3 emendamenti sulla manovra, l'ira degli alleati. Vediamo le altre notizie qui riferite al Corriere Fiorentino. Corriere Fiorentino, ovviamente si parla ancora delle reazioni all'uccisione di Giulia Cecchettin, oltre 4.000 in piazza, il nostro rumore per Giulia, più di 4.000 a Firenze, oltre 500 a Siena sotto la pioggia. Così ieri le donne toscane hanno espresso la loro rabbia, manifestazioni a Firenze e a Siena, siamo il grido di chi non ha voce, violenza contro le donne. Poi il visore per mettersi nei panni delle vittime e immedesimarsi è il progetto della Sant'Anna, della scuola Sant'Anna, e quindi sempre qui nel Corriere Fiorentino si parla di una emergenza che ormai coinvolge il territorio toscano e non solo da diverso tempo, è l'emergenza casa. 200.000 famiglie in emergenza, i numeri della crisi in Toscana, affitti più cari del 15% addirittura in un anno, 8.604 sfratti pendenti. Sindacati e terzo settore insieme nell'alleanza per l'abitare, 10 richieste tra cui un piano regionale di alloggi popolari, perché soprattutto in alcune zone e in particolare nelle città più grandi, quello della casa è diventato ormai un grosso problema. Si parla ancora delle risposte per le popolazioni alluvionate, le risposte di Gianni via social, foto, scontrini e moduli vademecum per i ristori. Qui in questa fotografia ancora un'auto sepolta dai rifiuti alluvionati a Campi Bisenzio. La situazione è ancora lontana dal normalizzarsi e appunto per questo si cercano quantomeno soluzioni rapide per alleviare i disagi per le popolazioni colpite. Veniamo al primo servizio di questa nostra edicola rassegna stampa. Sono in aumento i casi di violenza alle donne secondo l'ultimo rapporto del Codice Rosa della ASL Toscana Sud-Est, presentato dalla responsabile Vittoria Doretti, 3.000 in un anno in Toscana, 28.000 dall'istituzione del Codice Rosa a Grosseto. Nei primi 6 mesi del 2023 nell'Aretino si registrano già 271 casi. Servizio di Maddalena Pieroni. Dottoressa, lei ha inventato il codice rosa, i dati quest'anno sono in aumento in Toscana e provincia di Arezzo, ce li vuole illustrare? Sì, i dati, diciamo, c'è un lievissimo aumento, per i primi 6 mesi sono quasi stazionari rispetto ai 6 mesi precedenti, siamo sui 271 casi nella nostra azienda Toscana Sud-Est nei primi 6 mesi dell'anno, quindi diciamo li stiamo seguendo con attenzione. Monitoraggio sia per quanto riguarda anche quelli over 70 e quelli nella primissima età che avevamo notato un incremento. Sul territorio si sta facendo molto e si sta facendo conoscere l'importanza di quelli che sono i servizi presenti sul nostro territorio, non offerti soltanto dalla ASL ma in comunione
con le associazioni, con i centri antiviolenza e soprattutto da una forte nostra presenza all'interno delle scuole. La Codice Rosa interessa la sanità, interessa la giustizia, interessa le forze dell'ordine, interessa il sociale. Perché Codice Rosa ha avuto il merito e il vantaggio di mettere insieme tutti i vari pezzi del percorso a favore, almeno all'inizio, di donne e bambini vittime di violenza. Ecco, questo è uno dei tanti argomenti che viene affrontato nel forum Risk Management in Sanità, in corso di svolgimento ad Arezzo Fiere e Congressi. Non solo dibattiti, si fa anche formazione attraverso la simulazione. Donne nel mirino, abbiamo ascoltato l'intervista, i dati del codice rosa riferiti all'ASL, alla zona dell'ASL Toscana Sud-Est e poi in particolare anche al territorio della provincia di Arezzo. Forum Risk, il caso sanità pubblica nella prima giornata del grande evento al Palaffari, l'allarme di Gianni e Ghinelli, i quali affermano che mancano le risorse, mancano risorse economiche, risorse anche di personale evidentemente, che creano delle situazioni di disagio. Andiamo all'interno dove questi argomenti vengono approfonditi. Il Forum Risk accende il dibattito Gianni Ghinelli, confronto sulla sanità. Poi ancora violenza sulle donne, il trend non si arresta, numeri in crescita, quasi un caso al giorno, analisi degli accessi al codice rosa e quindi dati che continuano ad essere preoccupanti. Boom di under 30 in analisi, vedono il futuro a rischio, parlano i professionisti, generazione sotto stress. Questo è un ulteriore aspetto preoccupante perché i dati dell'Ordine regionale degli psicologi, per l'80% il numero dei giovani pazienti è aumentato. Tra le cause del disagio, il cambio di paradigma con il Covid. Poi ci sono anche delle belle storie di animali che vengono rappresentate qui sulla Nazione. Peppa, cane salvavita, anticipa gli attacchi di epilessia e diventa un caso nazionale. Vale a dire, il compito di avvisare la sua padrona prima di una crisi per evitare cadute e mettersi poi in sicurezza. Ancora sulla Nazione, a bordo con l'oro nascosto, maxi multa da 30.000 euro, tentativo di export finito male, blitz della Guardia di Finanza. Un passeggero con in tasca un biglietto per Tirana aveva 13 lingotti aretini per un totale di oltre un chilo di metallo, bloccato poco prima dell'imbarco, operazione quindi della Guardia di Finanza. Questo è un problema, il contante è sparito, chiudono gli sportelli. Il Banco Matteo Lusso Arezzo da maglia nera perché ci sono poi addirittura alcuni comuni, pensiamo per esempio a Capolona, che è il caso più eclatante, dove addirittura non ci sono più bancomat. La città al 40° posto in Italia e la peggiore in Toscana dopo Lucca, da Capolona a Talla ecco tutti i centri rimasti senza agenzie, uno solo a Castel San Niccolò e a Castiglion Fiorentino. E questo è un problema che dovrà essere sicuramente affrontato. Educazione civica e classe, giovani e Costituzione, valori fondamentali che trasmettono fiducia e passione perché oggi un incontro all'ITIS Galilei, incontro della Scuola di Educazione Civica dell'Associazione Trattevere Arno. Vediamo qualche notizia adesso dai territori. Ecco i territori, per esempio dal Valdarno, Teatro Bucci, quindi siamo a San Giovanni, cantiere infinito, fine dei lavori solo nel 2025, quindi c'è stato un ulteriore ritardo. Da Montevarchi, maxi investimento sul cimitero, pronti 1.200.000 euro per il cantiere, lo ha detto il sindaco Silvia Chiassai. L'ira dei commercianti, siamo a Camucia, cantiere di Camucia in via Lauretana, più chiarezza sui tempi, le associazioni tornano a lanciare un appello al comune, chiesta una pausa natalizia dei lavori del parcheggio in via Lauretana e questo per favorire appunto lo shopping natalizio. SOS fondi per la sanità, siamo in Valtiberina, ospedale quanti disagi. Il Consiglio approva all'unanimità un documento inviato alle varie istituzioni. L'ordine del giorno evidenzia le carenze del personale di alcuni servizi. E poi dal Casentino il ritorno della lira di Bibbiena, sostegno alle famiglie in crisi grazie ai buoni spesa di Natale, pubblicato il bando che rappresenta anche un'opportunità in più in fondo per i commercianti del territorio. Questa iniziativa singolare che in passato ha avuto buoni riscontri. Vediamo il prossimo servizio di questa nostra edicola rassegna stampa. Si parla di infrastrutture, esigenza infrastrutturale e tutela del paesaggio.
Questo è il titolo del convegno organizzato dalla Brigata Amici dei Monumenti, nel quale è stata centrale la relazione dell'ingegner Giovanni Cardinali, che ha ripercorso la storia della E78 Servizio di Riccardo Ciccarelli. È una delle grandi incompiute italiane che da 60 anni attende la conclusione per collegare il Tirreno con l'Adriatico. La Due Mari protagonista dell'incontro che si è tenuto nell'Aula Magna del Liceo Redi di Arezzo con gli esperti dell'Ordine degli Ingegneri che sono stati chiamati a fare il punto della situazione. Esigenza infrastrutturale e tutela del paesaggio, questo è il titolo del convegno organizzato dalla Brigata Amici dei Monumenti, nel quale è stata centrale la relazione dell'ingegner Giovanni Cardinali, che ha ripercorso la storia della E78. È una storia che è iniziata negli anni 50, nel 1958, con una decisione governativa di considerare strategica il collegamento fra Grosseto e Fano. Poi nel 1975 è intervenuto l'accordo AGI sulle strade di grande comunicazione e fu data la classificazione della strada SGC E78 da Algeciras a Kiev. Una storia fatta di stop and go, con la Due Mari che ha recentemente riacceso il dibattito con il confronto tra ANAS, Comune di Arezzo e comitati di cittadini, soprattutto per la vicenda legata alle cosiddette bretelle. Ci sono comitati cittadini che sono in ebollizione perché temono che questa sovrastruttura porti un danno grosso al paesaggio. I progettisti dicono di no. A noi interessa fornire alla cittadinanza un'informazione precisa dello stato dell'opera. Diverso il titolo di apertura di oggi del Corriere di Arezzo, si parla del parcheggio della stazione ferroviaria, stazione senza parking, slitta la riapertura del parcheggio che sarà a gennaio, Ferrovie dello Stato, è colpa dell'alluvione che ha ritardato lo svolgimento delle opere. Via Emilia avrà il nuovo parco e questo in fondo è un aspetto importante, una notizia importante che darà soddisfazione ai residenti nella zona. Vediamo all'interno, l'argomento è lo slittamento del parcheggio, dell'apertura del parcheggio. Da dicembre e a gennaio le ferrovie affermano che è colpa della inondazione. Ancora cancelli chiusi, resta a disposizione la parte per gli abbonati. Lavori al parco di Via Emilia, interventi per 250.000 euro, incognita ancora sul centro di aggregazione Fiorentina e poi ovviamente riferimento anche al Forum Risk Management in sanità e ai vari dibattiti che si sono susseguiti ieri e anche oggi poi nella kermesse. Codice rosa 84 in 6 mesi, Forum Risk forniti dall'ASL i numeri del primo semestre 2023 per il territorio aretino, la rete regionale riscontra un aumento di casi e di accessi. Sportelli bancari, 7 comuni sono senza. Tra quelli privi di un punto, Capolone è il più popoloso, seguono chiusi della Verna, Talla, Badia Tedalda, allarme della CISL. Poi ci sono riferimenti a Siena, per esempio, a Via Piccolomini, alle notizie, altre notizie dalla Toscana, a quelle dall'Italia e dal mondo, e poi dai territori, provincia di Arezzo, dal Valdarno, da San Giovanni, cantieri procedono spediti, sopralluogo del sindaco Vadi al teatro, sala della musica, viale Gramsci e ciclopista. Quindi una sorta di punto sullo stato dei lavori, sull'avanzamento dei lavori, che ha soddisfatto il sindaco Vadi. Dal Casentino l'IRA un aiuto a cittadini e imprese, perché torna il bando per i buoni spesa di Natale. Da Cortona il panettone omaggia il Sirà. L'idea è venuta a Daniela Turcheria e Filippo Giaimo e promossa anche dalla stessa amministrazione comunale. E poi da Castiglion Fiorentino al Teatro Spina, uno spettacolo per sensibilizzare sul rispetto delle donne, un progetto sul tema della violenza di genere. Da Anghiari, reglia dei mulini più sicura dopo l'intervento del consorzio di bonifica per eliminare il rischio di allagamento di case e campi. Quindi l'antica via sulla Piana della Battaglia è stata restaurata, soddisfazione espressa dalla stessa amministrazione comunale. Poi notizie dall'Alto Tevere, lotta alle microplastiche e ancora giardino della scuola primaria, Città di Castello, nuovi alberi piantati dai bambini, Natale pensando alla pace a Città della Pieve e quindi lo sport, Arezzo obiettivo Juventus, la partita di sabato prossimo per continuare la striscia positiva
e poi da San Giovanni Valdarno, cambio in panchina, se ne va Bencivenni, arriva Atos Rigucci. San Giovannese che cambia timoniere e sceglie Rigucci. Lunedì in tarda serata l'esonero di Bencivenni, dopo una serie di riunioni con la dirigenza. Arriva il nuovo allenatore, parole chiare, lavorare e parlare poco. Bene, possiamo terminare qui l'edicola rassegna stampa di questa mattina. Grazie quindi a tutti della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.